Porca la miseria! No, no, Chiara, sei pazzo. No, sei pazza, volevo dire. A ridosso della Games Week, l'ultima cosa che voglio fare è ammalarmi. Quest'amore mi fa venire troppo la lattigna cerebrale, sto gatto. Troppo volevo di prendere la testa e farle... Aspetti, comandante. Se non ricordo male, noi dobbiamo portare i nostri stronzi alla polizia. Dobbiamo portare la merce che abbiamo preso, sequestrato dai drogati di merda. Portarla agli sbirri. E consegnare anche i criminali. O mi tocca ammazzarli tutti. O mi tocca farli secchi tutti quanti. Aia, Dio bestia. Salve Vladislav. Tu. No, che puoi andare. Vai nell'auto della polizia. Vai nell'auto della polizia. Vai nell'auto della polizia. Bene. No, c'è gente. Stesso problema di prima. Non mi fai andare, vero? Vabbè, intanto li abbiamo messi nell'auto della polizia. Spero me li faccia. Spero di cuore che me li faccia mettere direttamente nel camion della polizia o me li faccia arrestare. Oggi morirà tanta gente, ragazzi. Oggi morirà veramente tanta gente, se no. Sì, li porto a fine turno. Intanto partiamo con la nostra giornata. Prossimo! Uè, Ar Martin. Scholeg. Scholeg. Sì, zio. Procedimento standard. Allora. Gli occhi sono quelli. Sembrerebbe lui, anche se la foto non corrisponde. No, grazie. Allora, il numero di passaporto è corretto, la data di scadenza. Passaporto scaduto? Eppure il visto è scaduto. Eppure il giornalista che non puoi entrare. Ai. Abbiamo un sacco di problemi, vecchio mio. Controlliamo se trasporti roba in consulta, ma non penso. Allora, tanto qua ci abbiamo una gomma a terra. Allora, una gomma bucata. Baratobara. Il vetro davanti. Grazie Andre che mi tieni compagnia mentre lavoro, cuore rosso. Grazie a te per il cirfatino. Abbiamo anche un vetro sfondato, tra l'altro. Sto lavorando. Vabbè, che cosa cazzo vuoi della mia vita? Un detenuto è appena evaso dal campo di lavoro e sta sfuggendo a bordo di un'auto rubata. Puoi andarci a fermarlo. Ricompensa 400. Vai. Allora, controlla la mappa e localizza il veicolo dei fuggitivi. E allora lei mi dovrà aspettare qua, ragioniere. Con i passeggeri dentro. Andiamo, ragazzi. Andiamo a divertirci, ragazzi. Che figo! Ti sei pure fregato i documenti, è vero? Nino. Come quando ero bambino che sentivo le storie della polizia, era tutto Nino. Dove cazzo siete, brutti stronzi? Levatevi, emergenza. In
in che anno è ambientato? Non lo so, sarà negli anni 70-80 secondo me questa roba. A giudicare dalla tecnologia un po' primitiva sarà anni 80-70. Beh, sì, no, scusa, che stupido, è vero. C'è la data nei documenti, nell'81, è vero, imbecille. Io sto provando a rintracciarli, però... mi ha rotto il cazzo, questo sirena mi sta facendo dell'emicrania. Ma no, tu che imbecille, io imbecille. 24 ore dopo, Nino. Cattura il fuggitivo. Prima dovrei vedere... Pezzo di merda! No, fermo, in nome della legge, polizia, vieni qui, in nome della legge, in nome della legislatura, aia dio cane, lei in arresto, ma porca puttana. No, scendi bro, lei è in arresto, in nome di Stalin. Da mala. Ma come, perché, coglione di merda, sei scappato? Torna a lavoro. Ok, torniamo a lavoro. Controlliamo se lo stronzo. No, ma ha detto che è fuggito dal campo di lavoro. Non dovrebbe avere robe strane dietro, in teoria. Questa roba che però... No, ok. Porti dal gulag, non posso. Devo andare alla frontiera. Non posso portarli. Il panzone, grazie per la sabba. Latino, ben trovato, armato. Li vorrei portare, ma non posso. Aspetta, dove cazzo è che devo andare? Allora, facciamo prima far manovra, secondo me. Porte dal campo di lavoro. No, ragazzi, c'è scritto ci sono visitatori al valico della frontiera. Torno alla stazione per continuare il lavoro. Non sono sicuro di riuscire a fare entrambe le cose. Sei di strada, ma il campo di lavoro è in basso, ragazzi. Come faccio a essere di strada? Scusatemi. Provaci, facciamo un tentativo. Anche secondo me faccio tardi, però proviamo. Allora, sinistra, ok, sinistra. Vediamo così, è tutta un'emozione unica. Dritto. Vabbè, sempre dritto e poi in fondo a sinistra. No, però dai, non ti incastrare. Minchia, madonna, non sto guidando un furgone, sto guidando un triciclo, Dio mio, al motore. Ma dai, veramente stai. Non riesci ad andare in avanti. Dio bestia, porca madonna, che cazzo di auto di merda. Vediamo se ce la facciamo. Dobbiamo fare veloce però, perché... Ok, in fondo a sinistra. Forse ce la faccio, forse. Ma i detenuti dietro si stanno divertendo un sacco, secondo me. No, ok, la prossima a sinistra. Fermi, in nome della legge. In nome della legge, oddio Cristo. È qua, a sinistra? Sì. Vediamo se riesco a fare tutto. 2 minuti e 45, in teoria sì. Tipica strada in Russia. Torno a lavoro. Ho capito, un attimo, fammi... Sono un visitatore in attesa... Ah sì, si era fermato il timer, raga, bazza! Si era fermato il timer, figo! Che cazzo però, come guidate di merda voi altri! Cioè, non ho capito, io invado la sua corsia, vado contromano, mi scontro e vuole avere pure ragione lui, cioè io veramente non ho parole. Arrestalo. Ah, dovrei. Era in contromano, certo, era in contromano e vuole anche avere ragione lui, cioè è una cosa scandalosa, non mi sembra normale. Salve agente Koz. Benissimo, eccoci qua. Un attimo che posso mettere la droga qui dietro, posso mettere la droga. Oh sì, posso mettere la droga qua, che merdaviglia. Dopo lo facciamo che sgombriamo un po', no? Ok.
Scusi, ragioniere, abbia pazienza. Inseguimento, polizia, sparatorie, polizieschi, le solite cose, abbia pazienza. Comunque, dicevamo, torniamo a noi. A 13. Jolly, grazie per 27, buon tiro. Ecco, ma restituiscimelo, stia zitto. Oddio, devo rifar da capo, veramente, allora. Cos'è che era sbagliato? Non mi ricordo più. Ma no, cretino. Cos'è che era scaduto? Il passaporto? Era scaduto anche questo, tra l'altro? Esatto. Allora, numero di passaporto, la fotografia era sbagliata, regole d'ingresso, una gomma bucata, un finestrino rotto. Un finestrino rotto aveva? Mi pare di sì. Credo che sia un solo finestrino rotto. Solek. A lei, il resto mi sembra tutto quanto... La data di scadenza l'ho già segnata, quindi... niente, lei non può entrare. Respinto. Dopo ascolto tutto, baby. Basta, Osipka! Lo so, nella vita si commettono sempre errori, vecchio mio. Apra. 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 Apra, apra. Apra, apra, apra. Allora. Marisciu, ci sto vedendo quando richiedo compra. Madre o baio in linea di migliorare la stazione. Vabbè, sì, ma io levo la pistola, sono minaccioso. Salve, buongiorno. Mi dia il documentoschi. Sì, glielo ridò, non si preoccuposchi. Allora, la faccia di merda è la sua. Il numero di passaporto corrisponde. La scadenza è buona. Viene anche da Allah Akbar, quindi è tutto, non c'è nessuna regola particolare. Controlliamo un attimino se ha qualcosa che non va. Allora, già qua mi pare che manchi il paraurti. Allora, paraurti mancanti, uno, già qua. Qua è tutto in regola. La macchina è stranamente tenuta molto bene, incredibilmente, a parte il paraurti mancanti. Incredibilmente tenuta molto bene la macchina. Tobar. Fanale di... oh, ragazzi, questa macchina è una delle prime che abbiamo visto. Ha un fanale rotto. Un fanale rotto. Mi sembra sia solo uno, tra l'altro. Non mi sembra che davanti siano rotti. No, davanti. Ah, due fanali rotti. Due fanali rotti. Carrozzeria danneggiata? No. Stai zitto, coglione. Non ha nulla di sospetto. È totalmente in regola. Cos'è lei che fa di mestiere? Ah, un cazzo, ho visto l'ingresso. Va bene, lei può andare. Quest'uomo è in regola. Ma cosa chiude la portiera che deve salirci, idiota? Chiuda, apra, chiuda, apra, chiuda, apra, chiuda, apra. Apra, chiuda, apra, chiuda, apra, chiuda. Scusi, è controllo portiere. Devo controllare se la portiera è stata oliata e funziona bene. Chiedo scusa. Allora. Boh, lui può andare. Allora, ce Allora, allora. Apra, apra, apra tutto. Non se ne vada via. Non si dimentichi di aprire tutto prima di andarsene. Apra, apra. Arieggi, arieggi. Sono stato promosso. Ora sono vice tenente segretario del Ministero dei Comunisti. Ciao barbone. At maturo. Dammi, marxista di merda con quella barba. Allora, lui viene dall'Unione di Rali. Ah, 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 in lettera di vettura ha il nome sbagliato. Vabbè, uguale, inutile che... Ora puoi chiedere il trasporto della polizia, potrebbe essere comodo, sai. Vediamo... No, ma non questo, scusa, ho sbagliato. Comincio a essere stanco perché comincio a rincoglionirmi. Allora, il passaporto.
sembra essere valido. È tutto valido, peccato per il nome sbagliato. Potremmo anche chiudere un occhio per un semplice nome. Vediamo un attimo. Viene da Rali, 3 bagagli. Vediamo un po' che cosa abbiamo qui. Se hai bagagli sbagliati, io glielo dico, non posso farla salire. Quindi, esca. Mi raccomando, veda di... Ma si levi dal cazzo! Veda di non sbagliare, veda di non sbagliarsi a... Controlliamo anzitutto poi i bagagli e vediamo se si droga. Le ultime cose, paraurtare. Mi dispiace. Nieta. Lo so. Prossimo. Fallo passare. Le regole comuniste sono le regole. Madre e non scagnarsi. Che cazzo? Ma brutto figlio di puttana. Brutto pezzo di merda. Pensa a te sto coglione di merda. Ma brutto coglione di merda. Ma guarda te. Brutto faccia di merda. Poveretto, ha anche sfondato l'auto di quello dietro. Ma faccio tutto io in sta cazzo di frontiera, non c'è nessuno che mi dà una mano ogni tanto. Letteralmente faccio tutto solo io, che palle. Brutto coglione di merda. Si fermi in nome della legge. Si fermi in nome del gulag. Potrebbe andarmi un mezzo di transazione, un veicolo un filino più veloce di questo scassone su ruote, eh? Si fermi, Dio comunista. Ah ah, fregato! Aia, Dio bestia. Porca puttana. Guarda che se mi fa incazzare le sparo in bocca. Guardi, se alla prossima botta che le do lei non si ferma, le arriva una pallottola in faccia che le procuro un buco di ariazione per il craneo. Questa è l'ultima possibilità che le do. O si ferma questa volta o muore. Io glielo dico, le mostro cosa significa il terzo occhio buddista. È una modalità che c'è un contrabbandiere di murder. Si fermi perché le arriva una pallottola in bocca. Si fermi. Si fermi. Si fermi. Le arriva... Porca madonna. Guardi, le è andata di lusso che non le ho sparato in faccia. Da male, da male. Brutto coglione. Si provava a fare una mossa in cui le avevo già sparato in bocca. Allora. Controlliamo questo coglione di merda perché voleva entrare nel paese illegalmente. Hello there. Le gigare, grazie per i 2, Bonatino. Cosa stava portando, brutto? Ah, mi serve la pala. Non ce l'ho la pala, per Dio. E non ce l'ho la pala, che devo fare? Lo lascio qui, non c'ho la pala. Vabbè, la lasciamo qua. C'è roba. Non c'ho la pala, ragazzi. È inutile che... Non ho la pala, quindi... Il sedile dove aveva il culo. Il sedile dove aveva il culo. Aspetta, questo mi è sfuggito. Ah, bravi, ragazzi. Non l'avevo visto questo. Questo lo posso prendere. Raga, qui si apre solamente col coltello. Senza coltello non si può aprire. Niente, lasciamo qua la roba. Lasciamo qua, raga. Otra. Ma chi è che sta parlando? Ma che cazzo? Ma chi è? Ma che cazzo vuoi? Coglione di merda, problemi? Ti smonto. Ma è il coglione di merda che ho visto prima! Ma che cazzo vuoi? 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 Allora, andiamo. Ti fuma il motore, infatti dobbiamo ripararlo perché presto si scassa. Allora, destra.
evitando di sbatterlo troppo, perché mi sa che siamo molto a rischio esplosione del motore. Peccato che non ho potuto recuperare la roba. Beh, Guido di merda, ho dovuto per forza sbattere contro quel furgone, sennò non riuscivo a fermare il coglione. Dai, oba oba. Peccato non aver recuperato la refurtaiva. Piano per Diana. Ma no, ho sbagliato strada. Vedi che sono un coglione che io sbaglio strada. Perché ho il senso dell'orientamento di una patata lessa? Allora. Piano piano che sto coso salta per aria. Una bomba atomica sto a fare. Fai pianissimo che basta una botta veloce. Sei vegano, stai calmo Ale, io non ti ho insultato la famiglia, un po' di rispetto per favore. Io non sono stato crudele nei tuoi confronti, cioè cortesemente, io sono lo streamer, abbi rispetto per me, io non ti ho offeso i parenti, non ho macchiato il tuo nome e la tua dignità facendoti false accuse molto gravi, molto pesanti, che minano la mascolinità, per cortesia, un po' di rispetto. Parlalo, no, povero Ale. No, sabato non mi lanci la zucchina, sabato ti do io la mia zucchina e te la do nel culo. Andiamo piano, piano. Mi potrebbe riparare sto coso che comincia a essere un po' scassato, eh? Che fatica. Che fatica di vita. Arresta i criminali, controlli il criminoschi, arresta il criminaloschi. Mi dai la roba? Come faccio se non mi dai la roba? Prossimo! Snego Dainar! Propsa rado. Snego Dainar! Sembra duetto pariatko. Allora, lei ha la faccia che sinceramente non capisco se sia lei, anche se il cappello di merda è il suo. La foto è sbagliata. Vediamo un attimo. Allora. Il nome corrisponde. Ho finito però. Ah, è un artista, non potrebbe entrare comunque. F4B8 29K2 29K2. Scade il 6 giugno, siamo ad aprile, ok? Scade il 6 agosto, siamo ad aprile. Scade il 21 aprile. Ah, è scaduto. Il attestato di lavoro è scaduto. Data di scadenza. Poi ha 2 polli e 3 bagagli. Ma che cazzo di... Vediamo se intanto si droga. Ah già, tra l'altro regole di ingresso. Lei è un artista, non può entrare. Controlliamo se ha della droga, ma mi pare di no. Allora, prendiamo le galine. Madre Ilio, Astarol! Sì, sono galline, tranquillo. Le scopo un po', poi te le do. Allora. Guarda, c'hanno anche il culo perfetto, quindi... Dunque, controlliamo se ha della droga. Cos'è contro gli artisti antichi? Ah no, non io. È il paese comunista che non li vuole. Io non c'entro niente. Io faccio solo il mio lavoro, io non c'entro nulla. Allora, 2 pollo, 3 bagagli. La lettera di vettura è corretta. Allora, c'è la droga nelle galline. Arosco varisciu. Ah, non ti dovresti sorprendere, abbiamo trovato la droga nelle capre ieri. Ho dovuto prendere d'accettato una capra e sgretolarla perché c'era la droga dentro. Allora, direi che droga non mi sembra ce l'abbia comunque. Qua. Le ruote sono a posto. I freni, sì. Che cazzo... Non le trauto. I vetri sono a posto. Guardi, tecnicamente è tutto in ordine. Peccato che lei non possa entrare. Mi dispiace. Faccio Dainara. È una vita difficile, lo so. Allora. Il motore, ma non penso avesse nulla. Allora, dobbiamo fare un po' di migliorie, secondo me. Visto che è la giornata, ora siamo liberi. Allora, prendiamo un po' di roba che la mettiamo nel furgone.
Non so quanto spazio ci sia nel furgone, ma... Là c'è la pala. Aspetta, ragazzi, una cosa per volta. Fatemi mettere via la roba nel furgone. Per quando porteremo i prossimi Crimeinailai. Abbiamo sgomberato un filo. Ripari il furgone. In teoria dovrebbe ripararlo in automatico Johnny Bravo qua. Ripara 50. Armaduro. Per forza, armaduro. Se non me lo ripari, questo esplode la prossima botta. Andiamo a vedere un po'. Allora, mi servono degli utensili. Allora... Personale no, veicoli no, edifici. L'alloggio non sarebbe male da migliorare. Non è male. L'alloggio, l'alloggio sì, lo migliora almeno di un livello. Meno male, almeno è una casa, ragazzi. È brutta, è piccola, sembra un cesso chimico dell'autogrill, ma almeno è una casa. Kowalski, anche Kowalski non mi dispiacerebbe. Ragazzi, ci compriamo Kowalski. Rapporto Kowalski. Vai, aumentiamo le difese dell'avamposto. Ci sta, ci sta. Veicoli, questo costa 1200. Questo mi piace. Questo sì che possiamo fermare per benino i criminoschi. Questo sì che ferma. Peccato la velocità, ma questo ferma sicuro bene i criminoschi. Allora, adesso abbiamo. Guarda che faccio sbarellate, lì che ti guarda e fa. Mi drogo con la coca che prendi dai contrabbandieri. Allora, vediamo se riusciamo a prendere un po'. Bella raga! E tu a tabarsi, te. Arrivederci, Trombaschi. Oh! Beh, direi che insomma con questa cominciamo a suscitare paura. Vendi la pistola, ma in effetti ne ho due, perché ho due pistole, io scusami. Ma io posso vendergli la droga? Ma vasi tu? Io posso vendergli la droga? È inutile il pompa, ma lascia fare. Vendi la droga, voglio dire se si può vendere la droga, ragazzi, secondo me non si può fare. Secondo me non posso vendergli la droga, ragazzi. Dai, ma stupido, ma come vendi la droga? Posso vendere la droga? Ma non mi danno tipo un malus? Tipo se un agente corrotto di merda? No, non posso, raga. Non posso vendere la droga. O almeno non posso farlo con lui. No, non posso, ragazzi. Gliela porta al deposito. Ragazzi... Vendi la droga, vai a vendere la droga al commissario. Vabbè, raga, adesso insomma, sentite, adesso la droga sta qua per ora. Non posso drogarmi, raga. Dov'è Kowalski? Kowalski, rapporto. Kowalski. Sesso? A te ci pari sul comandiero. Sesso? Sesso Kowalski? Sesso? Sesso? Allora, niente, ragazzi, l'avamposto è potenziato, abbiamo tutti gli agenti possibili. Vediamo com'è la nostra nuova casa. Oh, ma che carina. Ah, sì, ma la porta. Abbiamo una brandina di merda degna dei migliori senza tetto barboni di Las Vegas d'inverno nel sottotetto nei sotterranei. Una pianta probabilmente di plastica finta, una bottiglia d'acqua con cui dentro c'è forse i rimasugli di quello che potrebbero essere gli scarti industriali di un'azienda agricola, sigarette, uno sgabello di merda, un coltello, una padella. Beh, ragazzi, vabbè, dai. Tutto scrostato, bello, devo dire, carina. Casa nuova, ragnatela, cosa interessante. Sì, una casa del genere a Bologna sono circa 1000 euro al mese. Arieggiato, open space, manco la finestra. Vabbè, almeno ragazzi non è una roulotte. Almeno non è una roulotte. Sembra una bottiglia per il crack, è vero? Hai ragione, è vero. Sembra veramente la bottiglia per il crack. Non dovresti lasciare gli arresti nelle volanti polizia. È scappato il prigioniero, ragazzi. È scappato il prigioniero. Vi chiedo scusa, errore mio, avete ragione. Mi è scappato il prigioniero. Appena se lo ritrovo lo ammazzo. Vabbè. Prossimo. Mia, che ruote.
Benvenuto in un paese comunista, mi dica, ah, bambini freschi? A te ci fai sul comandiero. Lui è un artista. Questo c'è l'artista. No? Vedi, lo sapevo che era un attore. Ho detto che era un attore, aveva il cappello di merda da attore. Comunque è un nostro concittadino, ragazzi. È uno dei nostri, è un nostro concittadino. Ruota a terra. Ruota, due ruote a terra peraltro, manco una. Mica, lei gira con due gomme a terra, è un pazzoide. Non vedo niente. Allora, fanale rotto. Un fanale rotto. Qui non è rotto. Esca. Otlixo, atma vigoti. Esca, compatriota, si levi dal cazzo. No, vabbè, dai, questo non credo abbia niente di particolare. Ti levi dal cazzo, porco Dio, levati, torna in macchina. No, questo non ha niente di... Ci sono delle nuove specifiche? No, a posto. Ma non c'è più il coso dell'artista? Ah no, sempre lì. E vabbò, lui può andare. È tutto in regola. Poroshenko Daina! Penso che il governo comunista l'abbia richiamato, ha detto che l'hanno chiamato per fare il guardiano, quindi forse... Forse l'ha richiamato tipo per fare il guardiano al gulag, magari. No, in realtà non è brutti. No, ma con calma, Ataice. Ho capito, ma anche lei, scusi. Atmaturo. Atmaturo, mi piace il cazzo duro. Cosa abbiamo qui? Il passaporto e il visto non corrispondono. Ok. Qua abbiamo un problema. La lettera di vettura non corrisponde. Mi sa che lei non entra, signor Taner Yakubov. E cos'è che ho sbagliato? Il nome e cognome. Ah, Tanir, il visto d'ingresso è sbagliato. Lei trasporta una ghiaia. Ok. Allora, intanto segniamo subito una gomma bucata. Diamo subito una prima occhiata esterna. Due gomme bucate. Per il resto direi che bene o male il veicolo è abbastanza messo bene, non vedo nulla di particolare. Paraurti anteriore. Vecchio mio. Non ho finito. Trasporta le paglie, eh? Brutto tossico di merda. Neanche il tempo di finir di guardare se era messo male. Comunque, nel dubbio, lei è in arresto. Però sappia che nel dubbio, io glielo faccio sapere, lei ha anche un fanale non funzionante. Io nel dubbio lo dico. Si sa mai che... neanche il tempo di controllare. Allora, intanto lei eschi. Pure. Certo che è nascondiglio di merda, posso dire. Lei ha scelto dei nascondigli proprio di merda. Ma stai zitto, coglione di merda. T'ho sgamato, è inutile che sono rompi i coglioni. Lasciami stare. Allora, guardale, guarda dove cazzo l'aveva imboscata, sto coglione di merda.
Quante ne aveva? Allora, se io ho come il vago sospetto che questo stronzo maledetto nasconda qualcosa anche qui. No. Ti do una palata in... Ti arriva una badilata in faccia che diventi... Ti faccio diventare Zagrebensky con la palata in bocca che ti arriva se non stai zitto. Ne aveva di sigarette lo stronzo di merda, eh? Ai, vecchio mio. Lei è in arresto. Tamara. Solek. Controlla il coglione, come sempre. Mettiamo via le sigarette. Madonna, quante ragazze, questa qua stava importando una tabaccheria. Mi auguro, spero... Anzi, no, ragazzi, dobbiamo andare a portare la merce alla polizia, comunque. At Maduro. Oh, il cazzo duro. Dobbiamo portare dopo la merce dagli sbirri, raga, perché sennò... siamo tutti pieni. Prossimo. Allora... Attrice. Sì, dammi, signor cattivo, che è la copia del cattivo di Far Cry 3. Allora, la barba... Io con la palla così. Ding, ding. Allora, la barba è leggermente diversa da quella che è... Bassa, esatto, però è lui, dai. Comunque, la foto non corrisponde. Non credo... Adesso non è il momento. Attestato di lavoro, lettera di vettura... vediamo un po', sì, direi che è tutto in regola. Ok, questo è a posto. Valido giornalista, questo non può entrare lo stesso. Mi dispiace, lei non può entrare neanche se volessi, signor giornalista di sto cazzo. Vediamo un attimo, un cemento e tre bagagli. Allora, controlliamo intanto la droga. Allora, il giornalista non entra. Tutto sommato la macchina è tenuta anche in buone condizioni, comunque. Non ha nulla di scassato quest'uomo. Ti arriva una sberla in bocca. Ti do una trambata nei denti che ti faccio diventare bello biondo chiazzure. Uno cemento e tre bagagli. Allora, qua abbiamo un grosso problema perché lei ha due di cemento. Lettera di vettura. No, cazzo è. A parte che regole d'ingresso, poi lettera di vettura sbagliata. Vediamo un po'. Ok, non è un drogato, però. Un buzzo di tossico. No, non è un drogato, però è un giornalista, lettera di vettura sbagliata. Non potrebbe entrare neanche volendo. Guarda come cammino di lato, tipo i granchi. Mi spiace, vecchio mio, lei non può entrare. Lo so, la vita è tutta una difficoltà. Apra la porta. Mi ha ferito. Apra la porta. Credo mi abbia ferito. Next. Io gli sto ingroppando la macchina. Ammazza che scassone, Jeffrey Dahmer, dammi. Dio, o sabi sarasta? Stai zitto. Allora, la faccia di merda è la sua. Poi. Ok. Ok, almeno i documenti sono. Fa il taglialenna. Il taglialenna. Quindi può entrare. Non ha i documenti scaduti. Tutti i documenti. Mica il visto d'ingresso è scaduto da un anno. Porca troia. Cioè, buongiorno, cazzo. Da un anno è scaduto il visto, per Dio d'una Madonna. Cioè.
Che cazzo? Senza offesa, ma lei non può entrare con un visto scaduto da 6 mesi. Vediamo un po' che cosa qua. Acro normai smenozza. Un solo frigo, ma. Ok, non è un frigo contenente droga. Vabbè. Allora, qua tra l'altro abbiamo un fanale non funzionante. Poi ci abbiamo una gomma a terra. Due gomme a terra. I fanali davanti non li ho guardati, quelli sembrano a posto. Non vedo roba di troca nel motore. Un vetro sfondato. L'altro non capisco se è sfondato o no. Comunque sicuro uno finestrino rotto. Mica, quest'auto è un catorcio, una merda di auto. Cioè, è più rotta che aggiustata. Dove sei, inutile? Eccoti qua. At Maduro. Le metti dentro la roba. Ti arrivo un colpo di fucile in faccia. Faccia di cazzo. Lei non può entrare. Barasto, Sipka! Succhiami il cazzo. Non provare a scappare. Guarda, se provi a sfondare, a scappare, ti arriva una fucilata in bocca, guarda. Questo c'aveva già la faccia di uno che voleva sfondare la linea e scappare. At Maturo. Ero già pronto a... Znuvočka regulka, ad allei non spatna. Oneturo górniczka, eto jaksa kidnaja. Sì, sì, sì. Meno atma abjavica ta jet... E ti salisno incidentie. Sì, 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 sì. Prevoscumeno. L'ho già visto, non corrisponde. Lei non può entrare. Ai 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 ai. Vediamo un attimo che merda abbiamo qui. Ippi di merda. Questo è un drogato. Questo è un drogato. C'ha il furgone da ippi. Se questo non è un drogato... Mi sembra molto strano che questo non sia un tossico. C'è il simbolo della Monster qua? Strano che non sia un drogato. Questo furgone qua avrei detto che era un tossico di cane. Era un tipico, un bolognese standard. Cosa abbiamo qui? Finestrini comunque aggiustati, specchietti entrambi, i vetri ci sono, le gombe sembrano gonfie. A me sta venendo mal di gola. Vediamo un po', qua non vedo roba di troca. Non è un drogato, però non può entrare, mi dispiace. In linea di massima è tutto a posto, tranne per il fatto che il numero di passaporto è sfanculizzato. Mi dispiace. Nietap. Nietap. Allora, noi dovremmo consegnare un po' di troca alla polizia. Nieta. Allora, andiamo a consegnare la troca alla polizia. Addio bestiola. Ma dai, ci va lì su comandino. Sto cazzo. Guarda che è già alcolizzato. Guarda lì, è già alcolizzato il tizio. Comandante. Andiamo. No, ma il tipo è scappato, quello di ieri. Dobbiamo andare dalla pula. E la pula è semplicemente a destra, sempre dritto. In teoria. Ia, ok. Che strano non avere i finestrini rotti, ragazzi. Il suono è tutto ovattato. È stranissimo. Io ho giocato sempre con i finestrini col paraurti. Grazie, era esattamente quello che mi serviva, gentilissimo. Grazie mille, ragazzi. Era esattamente quello che stavo dicendo. Mi fa strano giocare con il finestrino non sfondato, che il suono è tutto ovattato. Abituato come sono a prendere aria, a sentirmene il suono. Grazie mille, raga. Come sempre, a buon rendere. Mi fa piacere che si occupino anche della mia salute psicofisica, sono molto carini.
Non proprio il fucile, con quello che costano le pallottole, no. Allora, dov'è il commissario Montalbano? Montalbano? Devo consegnare della troca. Solek. Ah no, è vero, Solek. È vero che devo andare a consegnarla, aspetta. Vai sotto col furgone. Ah, è vero, hai ragione, hai ragione. Hai ragione, che stupido. È vero che si poteva fare. Andiamo direttamente col furgone. Posso parlare dal furgone direttamente per problema? Salve ragioniere, ho della roba. Oparsna robozza. Vas pochvitieli a drovni contrabando. E vabbè, questa roba l'abbiamo portata. E voilà. Torniamo a lavoro. Ragazzi, penso di aver appena ucciso... Credo di aver spiaccicato un collega agente di polizia. Ups. E vabbò, può capitare, d'altra canto non è una cosa volontaria, cioè. Allora, aspetta, ho di nuovo la roba, chiedo per curiosità, ho di nuovo la roba là? No, ti prego, non mi dire che non mi avete samamme. Tante sempre dritto la cosa di politica. Per cortesia, potreste tornare voi altri? Ho bisogno che qualcuno mi apra un attimo. Ecco, esatto, grazie. No, grazie. Gentilissimi cari, come sempre a buon rendere. Grazie mille, cari. Molto meglio. Puntuali come sempre. Andiamo a dare di nuovo la roba alla polizia senza ammazzare il poliziotto, magari stavolta potrebbe essere più utile. E voilà. Ecco, però non mi stia in mezzo ai coglioni, per favore. Si sposta, che non voglio investirla, grazie. Ragionier. E che cazzo. Pronto. Eccoci qua. E ora possiamo tornare. Io non vedo però. Cioè, come faccio ad andare indietro se non vedo? Diventa difficile senza il fottuto specchietto vedere indietro. Non mi state in mezzo ai coglioni? Ah, posto. Premi V, vabbè, ma V, che gusto c'è a premere V, dai. E che gusto c'è, scusami. È più bello giocare così, ti immedesimi di più in prima persona. Che lavoro faticoso, ragazzi, che lavoro. Ma adesso li devi affrontare? Nah, non c'è bisogno. Visto che manovra, Dove sono loro? Non ci sono neanche più. Da bad driver, veramente. Allora, ragione, sono qua. Ragazzi, per cortesia, ragazzi, sto cercando di lavorare, per favore. Cortesemente, per favore, sto cercando di lavorare. Su, fate mai bravi, non ho tempo di giocare ai cowboy con voi. Cortesemente. Comportatevi educatamente. Su, da bravi. Cazzo me ne frega, io vado dentro, io chiedo rinforzi. Io entro, cazzo me ne frega. Faccio combattere i miei ragazzi, che mi frega. Non ne frega, scusami. Ho sconfitto gli aggressori. Sì, a grandi linee. Ho sconfitto gli aggressori. Li abbiamo sconfitti. Posso lootare i cadaveri?
Oddio, fermo, dov'è io? Due munizioni di fucile a pompa. Tre di pistola. Quattro di pistola. Sì, niente di emozionante. Una vodka liscia. Con questa ci sbronziamo a merda. E vabbè, oh. Il caricatore li posso impilare fino a 10. Questa è comoda come cosa. Dove cazzo è che si guarda? Cazzo è che si guarda all'inventario? Aspetta che voglio impilare. Ai, Dio bestia. Questa è molto comoda come cosa. Allora, mica. Allora, intanto andiamo un secondo a portare nel furgone un attimo sta roba al volo. E se la metto nel furgone, almeno non ho il magazzino, lo sgombro un attimo, perché... Oddio, è pieno di roba. Allora, un attimo, Mettiamo un po' di roba nel furgone, giusto per svuotare un attimo il magazzino al volo. Così almeno... No, non ti incastrare nel magazzino, compagno Karashnikov. Madonna mia, che faticaccia, che lavoraccio, madonna santa. Non c'è un attimo di tranquillità in questo lavoro, è tutto una mazza, spara, arresta, madonna mia. Sento una zanzara che sta girando nel gioco, mi sta turbando nell'intimo. Ok. Ma che giornata di merda, però, Sì, ma che giornata di merda, Dio cane, però, palle. Non c'è mai un attimo di tranquillità. Maximov, ci stanno attaccando, se non te ne fossi accorto. Giornata di merda. Verso un compagno. Abbiamo perso Kowalski. Tranquilli. È solo bisogno di cure, non è morto. Porco Dio. Mi paghi abbastanza per fare questo lavoro, Porca troia, è l'armata cecena, porca troia che bordello. Avversari rimanenti due, un paio ne rimane. Minchia ragazzi, che cazzo! Отлично, работа! Listo ви пасуйте адаместия. Комиссар, раду буду. Ovviamente non mi fa lutare i corpi. 500 meno 2 per aver curato il compagno. Cosa comprare la K? Considerando quanto sta andando di merda la situazione qua, io potenzierei la stazione, visto che arrivano orde barbariche di stronzi ogni volta, quindi... Ma così, proprio a sentimento, perché... Arrivano orde anomale di animali di merda. Drin. Grande Puzzi.
compagno, compagno, vaffanculo telecomunico. Ci vediamo alla prossima. Papere, io vi ringrazio di questa sera per il follow e ci le sub, il divertimento, le risate. Noi ci vediamo domani alle 21 per una nuova live. Io vi auguro tanta buona anno, patatini, vi mando un abbraccio e un bacione e noi ci vediamo domani per una nuova live. Notte, Papere!